Volevo staccare dalla quotidianità della città e mi sono ritrovato in questo paradiso terrestre sul Gargano. Tutte le mattine mi alzo presto per vivere appieno un nuovo giorno. Tutte le volte che mi lavo, mi ricordo quando mia madre mi rincorreva da piccolo perché non volevo fare il bagnetto e le chiedevo dove l'acqua andasse a finire. Ma in questo paradiso terrestre non sono solo. A farmi compagnia c'è un cane da caccia femmina, Bricca, da me chiamato scherzosamente Stalker, perché mi segue dappertutto. Stalker, a differenza di chi stalkerizza, è un cane dolcissimo, che ogni volta che lo chiami si accuccia pronto per essere picchiato. Sì, perché in passato è stato maltrattato. Ora invece Stalker riceve solo carezze e coccole. Stalker, aspettando l'arrivo dei nuovi adopter, Marilene e Gennaro, è ospitata da Maria, amante degli animali. Maria, in passato, con suo marito Mario, recentemente scomparso, vestiva molti VIP di Hollywood. Anche Stalker non è solo. Con lui c'è un amico geloso, Rosettino, con cui giocare all'aria aperta, ma molte volte va oltre. Entra in bagno dando una sbirciatina, oppure spesso mi aspetta facendo finta che lì per caso, con la coda dell'occhio continua a controllarmi. Alcune volte ad aspettarmi sono in due e qualcuno sbadiglia per l'attesa. Presto lascerò questo posto incantevole e mi mancherà Stalker. Mi rattrista quel giorno che ci separerà. Forse lui mi sognerà, forse lo sognerò anch'io. Le voglio un mondo di bene e credo che un cane così come tutti i cani del mondo non meriti di essere maltrattato. Vorrei portarmela con me in città, tra smog e inquinamento, ma preferisco che lei rimanga qui a correre felice in questo paradiso sul Gargano. Ti voglio bene, Stalker.